Per Paolo Pasolini può essere considerato a tutti gli effetti uno dei più grandi intellettuali del XX secolo. Pittore, saggista, romanziere, poeta, ha saputo osservare con grande attenzione e capacità critica la società del suo tempo che stava cambiando, quella società che va dal secondo dopoguerra fino agli anni 70, la cosiddetta società dei consumi. Espresse dei giudizi molto duri nei confronti della borghesia del suo tempo, ma non risparmiò frecciate neppure al 68. Insomma, un intellettuale libero, equidistante da qualunque estremismo e fanatismo. Un uomo che credeva nel diritto e nel dovere di ragionare con la propria testa e che forse per questo ha pagato un prezzo. Sul Corriere della Sera appare un articolo intitolato «Sfida ai dirigenti della televisione». Si parla di austerity, di crisi energetica e appunto di televisione. Molti lamentano, in questo frangente dell'austerity, i disagi dovuti alla mancanza di una vita sociale e culturale organizzata fuori dal centro cattivo, nelle periferie buone, viste come dormitori senza verde, senza servizi, senza autonomia, senza più reali rapporti umani. Lamento retorico. Se infatti ciò di cui nelle periferie si lamenta la mancanza ci fosse, esso sarebbe comunque organizzato dal centro, quello stesso centro che, in pochi anni, ha distrutto tutte le culture periferiche dalle quali, appunto fino a pochi anni fa, era assicurata una vita propria, sostanzialmente libera, anche alle periferie più povere e addirittura miserabili. Il 22 novembre 1973 il governo varò il decreto detto dell'austerity per fronteggiare la gravissima crisi energetica dovuta all'embargo sulle forniture di greggio imposto dagli stati arabi. Il governo italiano, come molti altri governi degli stati occidentali, fu costretto ad adottare una serie di provvedimenti molto severi e drastici per fronteggiare la situazione. Le misure varate, immediatamente esecutive, ebbero un impatto tangibile sul modo di vita degli italiani. Compresero un forte aumento del prezzo dei carburanti, l'obbligo di ridurre la pubblica illuminazione del 40% e di tenere spente insegne e scritte pubblicitarie. A partire dal 2 dicembre 1973 venne imposto il divieto di circolazione nei giorni festivi dei mezzi privati, pena pesanti sanzioni amministrative. Furono bandite le insegne luminose animate e di grandi dimensioni. Bar e ristoranti dovettero chiudere entro la mezzanotte, mentre i locali di pubblico spettacolo venne imposta la chiusura entro le ore 23, orario in cui chiusero anche le trasmissioni televisive. La velocità sulle strade venne limitata a 100 km orari sulle strade extraurbane e a 120 km orari sulle autostrade. Per gli spostamenti domenicali, i cittadini dovettero usufruire del trasporto pubblico, bus turistici oppure scegliere modi di mobilità più salutari, come l'uso della bicicletta. Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello reazionario, monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari, contadine, sottoproletarie, operaie, continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli. La repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L'abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la tolleranza della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni interne all'organizzazione borghese. La rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema di informazioni. Le strade, la motorizzazione, eccetera,
hanno ormai strettamente unito la periferia al centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema di informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto, cioè, come dicevo, i suoi modelli, che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un uomo che consuma, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane. L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione. E il cattolicesimo, infatti, era formalmente l'unico fenomeno culturale che omologava gli italiani. Ora, esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale omologatore, che è l'edonismo di massa. E come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c'è infatti niente di religioso nel modello del giovane uomo e della giovane donna proposti e imposti dalla televisione. Essi sono due persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi beni di consumo e, si intende, vanno ancora a messa la domenica in macchina. Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la televisione impone loro secondo le norme della produzione creatrice di benessere, o meglio, di salvezza dalla miseria. Lo hanno accettato. Ma sono davvero in grado di realizzarlo? No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. La Radio Televisione Italiana cominciò a trasmettere alle ore 11 di domenica 3 gennaio 1954. I principali trasmettitori riuscivano a coprire e raggiungere circa il 36% della popolazione. Alla sera del primo giorno di trasmissione andò in onda la Domenica Sportiva, che divenne così il programma televisivo italiano più longevo, rimanendo nel palinsesto fino ad oggi. La piena copertura del segnale su tutto il territorio nazionale italiano fu raggiunta nel 1957 ed ebbe inizio la trasmissione dei messaggi pubblicitari televisivi col Carosello! La storia dei primi anni di vita della televisione italiana coincide con quella della ricostruzione. La televisione fu certamente uno degli strumenti principali della rinascita post-bellica, che avrebbe portato al boom economico e si rivelò assai utile per unificare linguisticamente un paese ancora diviso in questo senso non solo da regione a regione, ma anche da città a città. La televisione si impose nell'immaginario del paese attraverso i varietà e i quiz come un 2-3 o il musichiere, campanile sera, canzonissima. E lascia ora doppia, il primo telequiz italiano condotto da Mike Bongiorno. Fin dall'inizio e anche nel corso degli anni successivi, la televisione risentì molto dell'influenza democristiana, sia nell'informazione sia nel tipo di intrattenimento proposto, con una rigida censura posta su tutti i programmi, sui conduttori e persino sulle soubrette. Ad esempio, all'inizio era espressamente vietato in televisione l'uso di parole volgari. Vigeva il divieto di prendere minimamente in giro qualsiasi personaggio politico o ecclesiastico, sia italiano che straniero, così come il divieto assoluto di esibizioni di parti del corpo nude, come le gambe, che dovevano essere coperte sempre da calze nere.
Negli anni 60, con il boom economico, l'apparecchio televisivo, fino ad allora costoso e riservato alle élite, divenne un oggetto di massa. Furono gli anni d'oro del varietà e anche molti personaggi del cinema fecero capolino dal piccolo schermo. Non c'è dubbio, lo si vede dai risultati, che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere, come con dolore l'aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione, specie appunto la televisione, non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, bruttata per sempre. Gli scritti corsari, da cui nascono i nostri video corsari, sono una raccolta di articoli composti intorno agli anni 70, più precisamente tra il 73 e il 75. In questi articoli Pasolini affronta tematiche scottanti, molto importanti, come l'aborto, la sessualità, manifestando sempre una visione propria, una visione controcorrente. E proprio a questo fa riferimento l'aggettivo corsari. I temi scelti da Pasolini, così urgenti negli anni 70, sono ancora estremamente attuali. Alcune pagine degli scritti corsari potrebbero essere scritte oggi. Pasolini sogna e predica una chiesa coerente con i principi delle origini, con i principi del primo cristianesimo. Una chiesa non fatta di dogmi, di slogan, di imposizioni. Vorrebbe una chiesa più vicina alla gente, una chiesa delle origini. Si dichiarava comunista, ma sentiva il bisogno di un'entità superiore. Insomma, un ateo con riserve personali. La Chiesa non può che essere reazionaria. La Chiesa non può che essere dalla parte del potere. La Chiesa non può che accettare le regole autoritarie e formali della convivenza. La Chiesa non può che approvare le società gerarchiche in cui la classe dominante garantisca l'ordine. La Chiesa non può che detestare ogni forma di pensiero anche timidamente libero. La Chiesa non può che essere contraria a qualsiasi innovazione antirepressiva. Ciò non significa che non possa accettare forme programmate dall'alto di tolleranza, praticata in realtà da secoli ideologicamente, secondo i dettami di una carità dissociata, ripeto, ideologicamente, dalla fede. La Chiesa non può che prendere decisioni pratiche, riferendosi solo formalmente al nome di Dio e qualche volta magari dimenticandosi di farlo. La Chiesa non può che imporre verbalmente la speranza, perché la sua esperienza dei fatti umani le impedisce di nutrire alcuna forma di speranza. La Chiesa non può pervenire a temi di attualità che considerare eternamente valido e paradigmatico il suo concordato col fascismo. Tutto questo risulta chiaro da una ventina di sentenze tipiche della Sacra Rota, antologizzate dai 55 volumi della Sacre Rote Romane Decisiones, pubblicati presso la Libreria Poliglotta Vaticana dal 1912 al 1972. La Sacra Rota. Ma vediamo di preciso di che cosa si tratta. Il Tribunale della Rota Romana, noto appunto come Sacra Rota, è un dicastero della Curia Romana ed è il tribunale ordinario della Santa Sede. Il nome Rota deriva probabilmente dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli uditori per giudicare le cause.
Sisto IV, nel 1472, fissò a 12 il numero dei cappellani uditori e Benedetto XIV determinò definitivamente la competenza del tribunale con la Costituzione Justitiae et Pacis nel 1747. È composto di prelati, che sono gli uditori, appunto, e sono nominati dal pontefice e presieduti da un decano. Ebbe origine dalla cancelleria apostolica, nella quale dopo il cancelliere venivano l'auditor contradictorum e i cappellani. A questi, prima caso per caso e poi stabilmente, era affidata l'istruzione delle cause. Innocenzo III poi diede loro anche il potere di pronunziare la sentenza. Con Innocenzo IV e il primo concilio di Lione, i cappellani formarono un tribunale stabile. Giovanni XXII gli attribuì una sede e nel 1331, con la Costituzione Ratio Iuris, lo disciplinò con uno speciale regolamento. Non c'era bisogno certo della lettura di questo florilegio per sapere le cose che ho qui sopra sommariamente elencato. Tuttavia, le conferme concrete, in questo caso la vivacità involontaria dei documenti, ridà forza a vecchie convinzioni tendenti all'inerzia. Per quel che riguarda una lettura letteraria, queste sentenze hanno poi notevoli elementi oggettivi di interesse. Esse alludono con la violenza dell'oggettività, ossia del riferimento alla matrice comune, a tutta una serie di situazioni romanzesche. Balzac. Emilio Rollier aveva deciso di associarsi a tale Giuseppe Swangenstein, ma non aveva il capitale a ciò necessario. Se papà Planchou mi desse la somma. Oppure, Bernanos o Piovene. Frida rimase orfana di entrambi i genitori ancora bambina e fu mandata dal nonno, che le faceva da padre, nel collegio delle suore di N.N., ove rimase fin quando ebbe 15 anni. O Salagob. Essendo molto ricca, non appena ebbe superata la pubertà, venne chiesta in sposa al nonno da molti, alcuni dei quali di vecchia e nobile famiglia. Oh, Pushkin! A bocca aperta i contadini ammirarono da lontano la pompa notturna delle nozze, celebrate verso la mezzanotte nella cappella privata della tenuta tra Maria e il sottotenente Michele l'8 giugno 1900. Oh, Pirandello, Brancati e Sciascia. Affascinata dall'avvenenza di Giovanni. Giovane di 28 anni, cattolicamente e piamente allevato, Renata, minore di lui di 8 anni, allevata secondo principi e abitudini liberali, se ne va che. Quindi ella contrasse matrimonio per soddisfare la propria libidine. Ne poteva fare diversamente. Già che lui, almeno dal punto di vista formale, era cattolico e praticante. Confesso che è da romanziere che ho letto questo libro, e forse anche da regista. La casistica è tale da non potersi considerare cibo di tutti i giorni. Sono rimasto invece scandalizzato in una lettura così professionale da ciò che la Chiesa appare attraverso questo libro. Per la prima volta essa si rivela anche formalmente del tutto staccata dall'insegnamento del Vangelo. Non dico una pagina, ma nemmeno una riga, una parola. In tutto il libro ricorda, sia pure attraverso una citazione retorica o edificante, Il Vangelo. Cristo vi è lettera morta. Viene nominato Dio, è vero. Ma solo attraverso una formula, avendo innanzi agli occhi soltanto Dio invocato il nome di Cristo, o poco più, ma sempre con inerte solennità liturgica che non distingue per nulla queste sentenze
da un testo sacerdotale faraonico o da un rotolo coranico. Il riferimento è semplicemente autoritario e, appunto, nominale. Dio non entra mai all'interno dei ragionamenti che portano gli uditori ad annullare o a confermare un matrimonio. E quindi nel giudizio pronunciato a proposito dell'uomo e della donna che chiedono il divorzio e della folla dei testimoni e dei parenti che riempiono la loro vita sociale e familiare. Ciò che i giudici hanno in mano è il codice. E va bene. Questo si può giustificare col fatto che il codice è specifico e specialistico. Ma intanto, quel codice non è mai letto e applicato cristianamente. Ciò che contano in esso sono le sue norme, e si tratta di norme puramente pratiche, che traducono in termini dal senso unico concetti irriducibili, come per esempio sacramento. La giurisdizione della rotta si può esercitare in primo grado, in secondo grado, nelle cause già decise dai tribunali diocesani e devolute immediatamente al pontefice saltando i tribunali metropolitani, o in terzo grado, nelle cause già decise in secondo grado dai tribunali metropolitani. La competenza territoriale della rotta romana è universale. Quella per materia non riguarda solo le cause di nullità matrimoniale, che costituiscono comunque la grande maggioranza, ma si estende a tutte le cause ecclesiastiche, contenziose e criminali, promosse da un fedele, salvo alcuni giudizi riservati per lo più al pontefice o alla Sacra Congregazione. In tutto il mondo sono più di 200 gli avvocati rotali. Per diventarlo, dopo la laurea in giurisprudenza civile, occorrono 3 anni di licenza in diritto canonico in una università pontificia. Concluso questo ciclo, servono altri 3 anni per conseguire il dottorato in diritto canonico, sempre in un'università pontificia, e 3 anni di studio rotale presso il Tribunale della Rotta Romana. L'iter di studi, tutto in latino, termina con un esame di 12 ore. Dalle 9 alle 21. Se si supera anche quest'ultimo scoglio, si diventa avvocato rotale. Molto importante per Pasolini fu il legame con la famiglia, e in particolare con la madre. Ecco quello che dice a proposito della propria famiglia. Sono nato in una famiglia tipicamente rappresentativa della società italiana, un vero e proprio prodotto dell'incrocio, un prodotto dell'unità d'Italia. Mio padre discendeva da un'antica famiglia nobile della Romagna. Mia madre, al contrario, viene da una famiglia di contadini friulani che si sono a poco innalzati col tempo alla condizione di piccolo borghesi. La madre di mia madre era piemontese. Ciò non le impedì affatto di avere ugualmente legami con la Sicilia e la regione di Roma. In che cosa consiste la cultura di una nazione? E quali sono i rischi della omologazione culturale? Che cos'è la cultura di una nazione? Correntemente si crede, anche da parte di persone colte, che essa sia la cultura degli scienziati, dei politici, dei professori, dei letterati, dei cineasti, eccetera. Cioè, che essa sia la cultura dell'intelligenza. Invece, non è così. E non è neanche la cultura della classe dominante, che appunto, attraverso la lotta di classe, cerca di imporla almeno formalmente. Non è infine neanche la cultura della classe dominata, cioè la cultura popolare, degli operai e dei contadini. La cultura di una nazione è l'insieme di tutte queste culture di classe, è la media di esse, e sarebbe dunque astratta se non fosse riconoscibile, o per dir meglio visibile, nel vissuto e nell'esistenziale, e se non avesse di conseguenza una dimensione pratica. Per molti secoli in Italia queste culture sono state distinguibili, anche se storicamente unificate,
Oggi, quasi di colpo, in una specie di avvento, distinzione e unificazione storica hanno ceduto il posto a un'omologazione, che realizza quasi miracolosamente il sogno interclassista del vecchio potere. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente a un nuovo potere. Sinceramente non so in cosa consista questo nuovo potere e chi lo rappresenti. So semplicemente che c'è. Non lo riconosco più né nel Vaticano, né nei potenti democristiani, né nelle forze armate. Non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché essa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. A me almeno essa appare piuttosto come un tutto, industrializzazione totale, e per di più come un tutto non italiano, transnazionale. Conosco, anche perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto. Per esempio il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione coronata da successo di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi e soprattutto la sua smania, per così dire, cosmica di attuare fino in fondo lo sviluppo, produrre e consumare. Sviluppo è una parola chiave in Pasolini, la logica secondo cui tutto viene teso alla produzione e al consumo, travolgendo ogni residuo ideologico. Un potere fascista che passa attraverso l'investitura popolare democratica, ma capace di omologare culturalmente l'Italia nel segno della repressione. La nuova leadership non sancisce il limite né indica la libertà. Si limita a imporre i beni di consumo e suggerisce i modi e le mode, facendo leva sui bisogni reali degli individui di spostarsi velocemente e il bisogno di gestire del proprio tempo in modo diverso. Fare lo sport, coltivare hobby e i propri interessi. Non sono i bisogni in sé in questione, ma le forme delle loro soddisfazioni. Osservando questi cambiamenti è possibile, almeno secondo il mondo intellettuale progressista, registrare la mutazione antropologica degli italiani, la loro completa omologazione a un unico modello. L'identikit di questo volto ancora bianco del nuovo potere attribuisce vagamente adesso dei tratti moderati, dovuti alla tolleranza e a un'ideologia edonistica perfettamente autosufficiente, ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi. La tolleranza è infatti falsa, perché in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista quanto il consumatore. E quanto all'edonismo, esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto. Dunque, questo nuovo potere, non ancora rappresentato da nessuno, è dovuto a una mutazione della classe dominante, è in realtà, se proprio vogliamo conservare la vecchia terminologia, una forma totale di fascismo. Ma questo potere ha anche omologato culturalmente l'Italia. Si tratta dunque di un'omologazione repressiva, pur se ottenuta attraverso l'imposizione dell'edonismo e della joie de vivre. Va bene, la mia può essere l'ottica di un artista, cioè, come vuole la buona borghesia, di un matto. Ma l'ottica dei pazzi è da prendersi in considerazione. A meno che non si voglia essere progrediti in tutto fuorché sul problema dei pazzi, limitandosi comodamente a rimuoverli. Ci sono certi pazzi che guardano le facce della gente e il suo comportamento, ma non perché epigoni del positivismo lombrosiano, ma perché conoscono la semiologia. Sanno che la cultura produce dei codici, che i codici producono il comportamento, che il comportamento
è un linguaggio e che in un momento storico in cui il linguaggio verbale è tutto convenzionale e sterilizzato, tecnicizzato, il linguaggio del comportamento fisico e mimico assume una decisiva importanza. Nel 1974 Pasolini rilanciò con forza il suo attacco alla società consumistica che si stava formando agli esordi degli anni 60. Scrisse una lunga lettera ad Italo Calvino, che in quegli anni lo accusò di rimpiangere l'Italietta degli antichi valori. Il conformismo, spiegava Pasolini l'8 luglio di quello stesso anno, è sempre esistito. Ma allora stavano divenendo tutti uguali uno all'altro secondo un codice interclassista. Si era estinta la barriera sociale peculiare di ciascuna entità specifica in cui dominavano precise e concrete condizioni culturali regionali. Numerosi intellettuali e uomini politici, nonché istituzionali, non interpretarono o finsero di non comprendere in toto le sue argomentazioni. Ci fu persino chi le classificò come eccessivamente reazionarie. Pasolini parlò di omologazione socioculturale, che di fatto riguardò gli anni della rivoluzione post-industriale in Italia. Ora, tutti gli italiani giovani compiono questi identici atti, hanno questo stesso linguaggio fisico, sono interscambiabili. Cosa vecchia come il mondo se limitata a una classe sociale, a una categoria. Ma il fatto è che questi atti culturali e questo linguaggio somatico sono interclassisti. In una piazza piena di giovani nessuno potrà più distinguere dal suo corpo un operaio da uno studente. Un fascista da un antifascista, cosa che era ancora possibile nel 1968. Nell'articolo che ha suscitato questa polemica, dicevo che i responsabili reali delle stragi di Milano e Brescia sono il governo e la polizia italiana, perché se governo e polizia avessero voluto, tali stragi non ci sarebbero state. È un luogo comune? Ebbene, a questo punto mi farò definitivamente ridere dietro, dicendo che responsabili di queste stragi siamo anche noi, progressisti, antifascisti, uomini di sinistra. Infatti, in tutti questi anni non abbiamo fatto nulla perché parlare di strage di Stato non divenisse un luogo comune e tutto si fermasse lì. E più grave, non abbiamo fatto nulla perché i fascisti non ci fossero. Li abbiamo solo condannati, gratificando la nostra coscienza con la nostra indignazione. E più forte e petulante era l'indignazione, più tranquilla era la coscienza. Ci siamo comportati coi fascisti, parlo soprattutto di quelli giovani, razzisticamente. Abbiamo cioè frettolosamente, spietatamente voluto credere che essi fossero predestinati razzisticamente a essere fascisti e di fronte a questa decisione del loro destino non ci fosse niente da fare. E non nascondiamocelo, tutti sapevamo nella nostra vera coscienza che quando uno di quei giovani decideva di essere fascista, ciò era puramente casuale, non era che un gesto immotivato e irrazionale. Sarebbe bastata forse una sola parola perché ciò non accadesse. Ma nessuno di noi ha mai parlato con loro o a loro. Li abbiamo subito accettati come rappresentanti inevitabili del male. E magari erano degli adolescenti e delle adolescenti diciottenni che non sapevano nulla di nulla e si sono gettati a capofitto nell'orrenda avventura per semplice disperazione. Fascismo e antifascismo. Proprio quella società che ha condannato e condanna il fascismo storico in realtà sta producendo nuove forme di fascismo ancora peggiori, perché più subdole. Esiste oggi una forma di antifascismo archeologico. Si tratta di un antifascismo facile, che ha per oggetto e per obiettivo un fascismo arcaico, che non esiste più e che non esisterà mai più. Partiamo dal recente film di Naldini, Fascista.
Ebbene, questo film che si è posto il problema del rapporto fra un capo e la folla ha dimostrato che sia quel capo che quella folla sono due personaggi assolutamente archeologici. Un capo come quello oggi è assolutamente inconcepibile, non solo per la nullità, per la irrazionalità di quello che dice, per il nulla logico che sta dietro quello che dice, ma anche perché non troverebbe assolutamente spazio e credibilità nel mondo moderno. Basterebbe la televisione per vanificarlo, per distruggerlo politicamente. Le tecniche di quel capo andavano bene su di un palco, in un comizio di fronte alle folle oceaniche. Non funzionerebbero assolutamente su uno schermo. Questa non è semplice constatazione epidermica, puramente tecnica. È il simbolo di un cambiamento totale del modo di essere, di comunicare fra di noi. È così la folla, quella folla oceanica. Basta per un attimo posare gli occhi su quei visi per vedere che quella folla lì non c'è più, che sono dei morti, sepolti, che sono i nostri avi. Basta questo per capire che quel fascismo non si ripeterà mai, mai più. Ecco perché buona parte dell'antifascismo di oggi, o almeno di quello che viene chiamato antifascismo, o è ingenuo, è stupido, o è pretestuoso, è in malafede. Perché dà battaglia o finge di dar battaglia ad un fenomeno morto e sepolto archeologicamente, appunto, che non può più far paura a nessuno. È insomma un antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo. Io credo profondamente che il vero fascismo sia quello che i sociologi hanno troppo bonariamente chiamato la società dei consumi. Una definizione che sembra innocua, puramente indicativa, ed invece no. Se uno osserva bene la realtà e soprattutto se uno sa leggere intorno negli oggetti, nel paesaggio, nell'urbanistica e soprattutto negli uomini, vede che i risultati di questa spensierata società dei consumi sono i risultati di una dittatura, di un vero e proprio fascismo. Nel film di Naldini noi abbiamo visto i giovani inquadrati in divisa, con una differenza però. Allora i giovani, nel momento stesso in cui si toglievano la divisa e riprendevano la strada verso i loro paesi ed i loro campi, ritornavano gli italiani di 100, di 50 anni addietro, come prima del fascismo. Il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi e forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell'anima, nel modo di essere. Questo nuovo fascismo, questa società dei consumi, invece, ha profondamente trasformato i giovani, li ha toccati nell'intimo, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di pensare, di vivere e altri modelli culturali. Non si tratta più, come all'epoca mussoliniana, di una irrigimentazione superficiale, scenografica, ma
di una irreggimentazione reale che ha rubato e cambiato loro l'anima. Il che significa, in definitiva, che questa civiltà dei consumi è una civiltà dittatoriale. Insomma, se la parola fascismo significa la prepotenza del potere, la società dei consumi ha bene realizzato il fascismo. Alcuni intellettuali d'Europa hanno denunciato il carattere illusorio di questo cosiddetto progresso durante gli anni 70, dove le priorità della società cambiano e i beni materiali diventano più importanti di quelli di prima necessità. Fu la colonizzazione culturale americana, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ad imporre un nuovo standard di vita, l'American Way of Life. Questo stile di vita riflette e allo stesso tempo crea l'idea che tutti i cittadini americani possano godere dello stesso stile di vita, ovvero avere lo stesso lifestyle. Ciò vorrebbe dire che tutti possono possedere una casa confortevole, una televisione, simbolo per eccellenza della società dei consumi che ha modificato e trasformato la società, una macchina, se non due. L'obiettivo è dare l'illusione superficiale di uguaglianza tra le classi e rendere i beni materiali di consumo come indispensabili all'individuo, che non ne può più fare a meno. La colonizzazione culturale americana impone un nuovo concetto di cittadinanza, cioè un accesso allargato ai beni di consumo. In Italia la colonizzazione culturale americana si diffuse soprattutto nelle quattro città di Milano, Roma, Torino e Genova. Da quel momento in poi si è espansa in modo impetuoso. Un ruolo marginale. Per questo ho detto che ridurre l'antifascismo ad una lotta contro questa gente significa fare mistificazione. Per me la questione è molto complessa, ma anche molto chiara. Per me il vero fascismo, l'ho detto e lo ripeto, è quello della società dei consumi. E i democristiani si sono trovati ad essere, anche senza rendersene conto, i reali e autentici fascisti d'oggi. I fascisti ufficiali non sono altro che il proseguimento del fascismo archeologico e in quanto tali non sono da prendere in considerazione. In questo senso, Almirante, per quanto abbia tentato di aggiornarsi, per me è altrettanto ridicolo che Mussolini. Giorgio Almirante, morto nel 1988, era un ex dirigente fascista e collaborazionista nazista. Fu uno dei firmatari del Manifesto della Razza e dal 1938 al 1942 anche segretario della rivista antisemita La Difesa della Razza. Durante la Repubblica Sociale Italiana ricoprì la carica di capo di gabinetto al Ministero della Cultura Popolare e nell'immediato dopoguerra fu uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano, MSI, partito di chiara ispirazione fascista, del quale fu deputato e, a periodi alterni, anche segretario dal 1948 in poi. Almirante è un personaggio controverso e contestato ancora oggi, autore di articoli razzisti e antisemiti, è spesso oggetto di critiche, come testimonia il caso del comune di Verona, che recentemente ha deciso di dedicargli il nome di una delle sue vie. Dopo tante polemiche sollevate da questa scelta, lo stesso comune di Verona ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. Lei ha ribattuto scrivendo che la città di Verona, democraticamente, faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte antitetiche l'una all'altra. Piuttosto un pericolo più reale
viene oggi dai giovani fascisti, dalla frangia neonazista del fascismo che adesso conta su poche migliaia di fanatici, ma che domani potrebbe diventare un esercito. Secondo me, l'Italia oggi vive qualcosa di analogo a quanto accadde in Germania, agli albori del nazismo. Anche in Italia, ultimamente, si assiste a quei fenomeni di omologazione e di abbandono degli antichi valori contadini, tradizionali, particolaristici, regionali, che furono l'humus su cui crebbe la Germania nazista. C'è una enorme massa di gente che si è trovata ad essere fluttuante in uno stato di imponderabilità di valori, ma che non ha ancora acquisito quei modelli nuovi nati dalla industrializzazione. È il popolo che sta diventando piccolo borghesia, ma non è ancora l'una né più l'altro. Secondo me, il nucleo dell'esercito nazista fu costituito proprio da questa ibrida massa. Questo fu il materiale umano da cui vennero fuori in Germania i nazisti. E l'Italia sta correndo proprio questo pericolo. Quanto alla caduta del fascismo, innanzitutto c'è un fatto contingente, psicologico. La vittoria, l'entusiasmo della vittoria, la speranza rinata, il senso della ritrovata libertà e di tutto un modo di essere nuovo avevano reso gli uomini, dopo la liberazione, più buoni. Sì, più buoni. Puramente e semplicemente più buoni. Ma poi c'è l'altro fatto più reale: il fascismo che avevano sperimentato gli uomini da allora, quelli che erano stati antifascisti ed avevano sperimentato le esperienze del ventennio della guerra, della resistenza, era un fascismo tutto sommato migliore di quello d'oggi. 20 anni di fascismo. Credo che non abbiano mai fatte le vittime che ha fatto il fascismo di questi ultimi anni. Cose orribili come le stragi di Milano, di Brescia, di Bologna non erano mai avvenute in 20 anni. C'è stato il delitto Matteotti, certo, sono altre vittime di tutte e due le parti, ma la prepotenza, la violenza, la cattiveria, la disumanità, la ghiacciale freddezza dei delitti compiuti dal 12 dicembre del 1969 in poi non si è mai vista in Italia. Ecco perché c'è in giro maggior odio, un maggior scandalo, una minore capacità di perdonare. In quanto agli episodi di intolleranza che lei ha richiamato, io non li definirei propriamente di intolleranza, o almeno non si tratta dell'intolleranza tipica della società dei consumi. Secondo me, la vera intolleranza è quella della società dei consumi, della permissività concessa dall'alto, voluta dall'alto, che è la vera, la peggiore, la più sottola, la più fredda e la più spietata forma di intolleranza. Perché è intolleranza mascherata da tolleranza? Perché non è vera. Perché rivocabile. Ogni qualvolta il potere ne senta il bisogno. Perché è il vero fascismo da cui viene poi l'antifascismo di maniera inutile, ipocrita, sostanzialmente gradito al regime. Abbiamo scelto di presentarvi alcuni dei saggi di Pierpaolo Pasolini, ma Pierpaolo Pasolini è anche romanziere, regista, poeta. Bene,
Vogliamo concludere questo nostro piccolo omaggio al grande intellettuale proprio con una poesia, La Crocifissione, tratta da L'usignolo della Chiesa Cattolica. Di Pierpaolo Pasolini si è detto spesso che si trattava di un intellettuale profeta. In realtà Pierpaolo Pasolini, come dice lui stesso negli scritti corsari, in quel famosissimo articolo che inizia Io so, e poi ad un certo punto, dopo una serie di subordinate, dice ma non ho le prove. Dice di se stesso il tipo di intellettuale che è un intellettuale onesto. E non mi piace pensare a Pasolini come un profeta, mi piace pensare a Pasolini come uno in grado di guardare dentro la realtà con onestà. Forse altri avrebbero visto le stesse cose che aveva visto Pasolini. Pasolini era un intellettuale onesto. Nel 49 scriveva questa poesia che tra poco leggeremo, che è Crocifissione. Nel 49 Pasolini sarebbe morto, ucciso, più di 20 anni dopo. Qualcuno dice che anche questa è stata una profezia. Pasolini profetizzava la sua stessa morte. E forse era solo consapevole, sempre per via di questo suo sguardo così lucido, come sulla realtà, anche su se stesso. Pasolini sapeva di essere molto solo. Nella poesia, in questa poesia che andremo a leggere, ci sono dei passaggi che sono molto importanti, che segnano veramente un cambiamento di punto di vista di Pasolini sulla realtà dagli anni 50 in poi, e che sono contenuti nell'ultimo verso, testimoniare lo scandalo. Pasolini vuole soprattutto testimoniare lo scandalo da un certo momento in poi. Dagli anni 50 in poi Pasolini testimonia praticamente sempre solo lo scandalo, soprattutto attraverso il cinema, che diventa l'arte più frequentata da lui, ma anche attraverso la scrittura, per lo più poetica, ma soprattutto lui diventa un polemista in quegli anni, cioè dalla fine degli anni 50, durante gli anni 60 e 70 in poi, fino alla morte, fino all'ultimo scandalo, appunto, che è Salò. Salò è il suo lavoro più scandaloso sicuramente, che lo porta in Europa, soprattutto in Francia, dove Pasolini è molto conosciuto, molto apprezzato, molto meno in Italia, naturalmente, proprio per Salò, ma con Salò siamo praticamente sulla soglia della fine. Crocifissione probabilmente racconta con tanto anticipo, insieme ad altre cose dette da Pasolini con tanto anticipo, quello che sarebbe stato forse il suo scandalo, lo scandalo della sua morte e anche la solitudine sua come intellettuale, che è una cifra di tanti, tanti intellettuali, ma per Pasolini è proprio un alveo, un qualcosa in cui lui quasi si nutre della sua solitudine. E quindi nella solitudine, nello scandalo, insomma, rappresenta la sua qualità. Tutte le piaghe sono al sole ed egli muore sotto gli occhi di tutti. Perfino la madre, sotto il petto, il ventre, i ginocchi, guarda il suo corpo patire. L'alba e il vespro gli fanno luce sulle braccia aperte e l'aprile intenerisce il suo esibire la morte a sguardi che lo bruciano. Perché Cristo fu esposto in croce? Oh, scossa del cuore al nudo corpo del giovinetto, atroce offesa al suo pudore crudo, il sole e gli sguardi. La voce estrema chiese a Dio perdono con un singhiozzo di vergogna rossa nel cielo senza suono, tra le pupille fresche annoiate di lui. Morte, sesso e gogna. Bisogna esporsi. Questo insegna il povero Cristo inchiodato. La chiarezza del cuore è degna di ogni scherno, di ogni peccato, di ogni più nuda passione. Questo vuole dire il crocifisso? Sacrificare ogni giorno il dono, rinunciare ogni giorno al perdono, sporgersi ingenui sull'abisso. Noi staremo offerti sulla croce, alla gogna, tra le pupille limpide di gioia feroce, scoprendo all'ironia le stile del sangue dal petto ai ginocchi, miti, ridicoli,
tremando di intelletto e passione nel gioco del cuore arso dal suo fuoco per testimoniare lo scandalo.